Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Finalmente anche io sono ritornata. Sarà solo una piccola apparizione perché fino a settembre continuerò a esserci molto di meno sul canale. Però ho approfittato di questa giornata, insomma un pochino uggiosa qui dalle mie parti, per registrare questo video. Questo video lo sto registrando grazie appunto a una chiacchierata fatta con la dolcissima Tamara di Iridescente Underscore, dove vi lascio ecco tutti i link giù in fondo, dove abbiamo io e lei deciso di fare questo video riguardo la nostra scorta di cosmetici, in quanto ne abbiamo veramente tantissimi e abbiamo deciso appunto di mostrarceli in un video. E io vi mostro un pochino la mia situazione, che devo dire è abbastanza, mi vergogno abbastanza di questo. Ecco qui, questi sono tutti i miei prodotti che ho di scorta, che tengo in una scatola di questo genere, acquistata per pochi euro da risparmio casa. E ora vi farò vedere quello che tengo all'interno. C'è un po' di caos, qui dentro c'è un po' di tutto, soprattutto bagnoschiuma e crema corpo, perché io ho abbastanza una fissa per il bagnoschiuma e le creme corpo profumate, e quindi vedrete un pochino, ecco, vedrete tante di queste cose. Allora, bando alle ciance e cominciamo subito. Naturalmente queste cose, sì, praticamente non l'ho mai provate, quindi ecco, vi farò giusto vedere quello che ho. Allora, cominciamo subito da queste salviettine. Queste qui sono le salviettine dell'acqua alle rose della Neutro Roberts, sì, della Roberts. Queste qui mi sono state regalate con l'acquisto di uno struccante che poi vedrete all'interno. Queste qui sono molto comode perché hanno un pack molto piccolo e sono comodissime quando si va in viaggio. Poi abbiamo questo set, io l'avevo acquistato in un set di creme mani, queste qui sono delle Convonde Minim. Abbiamo questo qui che è lo Eau de Cloître, non lo so, questo qui comunque è una cremina alla rosa. Questa è l'Eau de Matinée, questa fatta così, che all'interno è arancia e basilico. Questa qui che è la Baume du Jardinier ed è 20% burro di karité, quindi è il burro di karité. E poi infine abbiamo questo che è lo Amable. Questa qui invece all'interno contiene fiori d'arancio. Non sono molto curiosa di provarla. Poi ho questa, ecco, questa già l'ho utilizzata in passato, che è una Neutrogena, è la crema mani. Questa qui è con la collezione invernale. Questa io la utilizzo sempre in inverno, è una crema molto molto ricca, e quando ho la presenza come adesso di secchezza con varie pellicine, queste qui di solito me la fa passare subito. Poi questo è stato un regalo, questi qui sono gli elisir delle erbe di Janus. Queste qui le voglio mettere in utilizzo in questo momento, sono degli olietti. Questo qui è riequilibrante per i capelli secchi e fragili, questo qui nutre, armonizza in profondità, quindi questo è un nutriente, mentre questo è idratante e pacificante. Per capelli sempre secchi, con cute delicata e irritata, questo invece è un oletto per fare il massaggio sulla cute, e sono molto molto curiosa di provarli. Poi insieme ai quei oletti mi era stato regalato anche questo kit di Melvita con questa bellissima pochette, dove all'interno c'erano questi prodottini qui. Allora, una nettare di rose, crema da giorno. Poi c'era questo che è veramente carinissimo, perché io amo le mini taglie. Questo qui è un olio d'argan, ma la confezioncina è tutto un lire, penso non la butterò mai. Eccola qui, super piccolina, molto carina, con l'erogatore a pompetta.
bellissima, non la butterò mai questa confezioncina. E ecco qui, questa anche mi piace molto, questa qui è il tonico alle rose, sempre in mini formato. Infine questo, se riesco a staccarlo, eccolo qua, questa qui che è un'acqua micellare sempre alle rose. Io adoro il profumo di rosa, quindi sicuramente questi mi piaceranno assolutamente. Poi insieme, sempre con il regalo, ecco qui, c'era questa maschera qui, che anche questa dovrò subito mettere in uso, di Domus Olea Toscana, il Peeling Maschera Anti-Age Viso e Corpo, che io utilizzerò giusto per il viso. E questa qui, ecco, è un'altra linea che fa prodotti naturali e voglio assolutamente provarla. Poi, allora andiamo con questo cofanetto qui di Natale, regalatomi dalla mia farmacia di fiducia. Qui all'interno troviamo un cofanetto con Argan, infatti si chiama il brand è proprio Auguri d'Argan, un bagno crema e una crema corpo, in questo piccolo formato che comunque per i viaggi è sempre comodo. Io tendo sempre a mettere da parte i formati più piccolini, proprio perché appunto viaggiando sono più comodi. Ah, questo qui è un gel che anche questo devo rimettere subito in uso, extra forte di Garnier Pure. Questo qui è uno stilo anti imperfezioni che si presenta così, quindi ecco, vediamo se mettendolo localizzato sul brufoletto va a migliorare la situazione. Poi ho questo shampoo qui, sempre in formato viaggio, della Ecos, che non ho mai provato, shampoo lavaggio frequente. Ah, questo qui mi ricordo l'avevo comprato per il mio compagno, che lui lava i capelli tutti i giorni, anche più volte al giorno. Poi cominciamo con le creme corpo. Allora, questa qui è una crema corpo della Naitu, questa io ho anche l'acqua profumata. Non sono solita, ecco, a mettere i profumi in abbinato con la crema, però ecco, questo qui è la confezione, mi piace tantissimo proprio anche come si presenta la confezione, ecco il packaging. Poi passiamo ai bagno schiuma, questo è un bagno schiuma di Pupa. Questo qui è il gel doccia rinfrescante e riequilibrante con estratto di tiare e sal rosso della Polinesia. Questo penso lo porterò in vacanza quando andrò quest'estate. È un bel boccettone così e ha un odore magnifico. Ha un odore buonissimo che ti porta proprio nelle spiagge tropicali. E quindi sicuramente me lo porterò in vacanza perché è buonissimo. Poi abbiamo sempre questo qui, un altro set, Elixir des Arom, lavanda e iris. Abbiamo sia il bagno schiuma che la crema corpo, anche questo da provare assolutamente. Poi abbiamo questo qui dell'erboristica, questo è un burro di karité classico, 100% burro di karité, e devo provarlo assolutamente. Poi abbiamo crema corpo Prima Verde Erbolario, buonissimo. Bottega Verde Acido Glicolico Maschera Peel Off, da non utilizzare in questo periodo, ma da utilizzare assolutamente nel periodo invernale per eliminare le macchie. Poi abbiamo questo set fatto da Frutto della Passione Erbolario Bagno Schiuma e poi abbiamo insieme la crema corpo. Io questi già l'ho utilizzati e mi piacciono tantissimo, perché proprio il Frutto della Passione è uno dei miei profumi preferiti, anche se adesso non ce l'ho, ecco. Poi questo è un altro set di Delidea, che avevo acquistato anche con il suo bagno schiuma, che però ho già utilizzato. Abbiamo anche la crema corpo rigenerante al miele, con insieme il suo scrub corpo, sempre rigenerante, sempre alla profumazione miele. Poi ho anche quest'altra crema corpo questo è un burro corpo, scusate, di Delidea. Questo qui è il nutriente e questo qui ha cioccolato verde e pera. Avevo utilizzato
ho utilizzato il bagnoschiuma di questo che mi era piaciuto tantissimo. Io dovrei andarlo a ricomprare adesso che riutilizzerò la crema. Un'altra crema corpo della Rouge, Rouge Plus, questa qui, che anche questa provata, anche questa mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo questi prodotti, come piacciono anche a Tamara Iridescente. Poi abbiamo quest'altra cremina idratante acqua alle rose, c'è anche quest'altra cremina, sempre consigliatami come tipologia da un'altra ragazza che fa video qui su YouTube, che è Fede Beauty Reviews, vi metterò tutto giù nel box informazioni. Questa qui è la Skin Active con aloe vera bio, idratante prodigiosa, questa qui diciamo è ottima per il periodo estivo. Poi abbiamo questa mini taglia di bagno schiuma Tesori d'Oriente alla Man. No, questo è olio di argan e fiori d'arancio, sì, a mamme, esatto, non avevo letto bene. E poi abbiamo l'acqua micellare, sempre di acqua alle rose, di Roberts, anche questa mai provata. Dopodiché ci sono queste bolle, di queste bolle da mettere all'interno della vasca, fatte così con a forma di pupazzo di Natale, regalatemi appunto a Natale, non vedo l'ora di utilizzarle. Adesso diciamo faccio un pochino meno i bagni in vasca, però quest'inverno sicuramente le andrò a utilizzare sicuramente. Poi abbiamo, oddio, cadeva tutto, abbiamo un'altra crema corpo, questa qui all'olio d'argan, questo è stato un regalo di mio fratello, perché questo è uno dei altri profumini che io adoro di Erbolario. Poi questo è una cosina un pochino diversa, non l'ho mai vista, però sto aspettando, ecco, per utilizzarla, sto aspettando di finire un po' di bagno schiuma che ho. Questo qui è della marca Refan, che non ho mai sentito, ha il passion fruit ed è praticamente un peeling soap sponge, quindi praticamente è una spugna dove ha già incorporato al suo interno il sapone, quindi penso una volta in vasca da mettere sotto l'acqua il sapone, fare un primo massaggio con il sapone che c'è proprio già dietro e poi una volta andare a prendere la parte morbida della spugna ed andare a fare un bel lavaggio, un bello scrub. Vediamo, sono molto curiosa. E ditemi, ecco, anche voi se avete mai visto una cosa del genere, perché io non l'avevo proprio mai vista. Poi abbiamo questo lavamani di Bottega Verde, questa è il pepe rosa, che ha una profumazione buonissima. Buonissimo, piace tantissimo. Però a me il pepe rosa piace proprio come tipo di profumazione, ma questo è un pepe rosa molto fiorito, quindi mi piace tanto. Ecco qui. Questa qui è un gel detergente purezza intensa di L'Oreal. Poi abbiamo questo è un altro set, sempre dell'erboristica, fatto da crema corpo e mousse doccia. Questo qui è l'olio di macadamia e burro di karité. Questo qui ha sempre in formati piccolini da questi sono 100 ml, quindi sono perfetti anche per i viaggi. Poi abbiamo tutte queste piccole mini taglie di Bottega Verde, abbiamo questa crema mani argan del Marocco, questa qui non è proprio una piccola taglia perché comunque 40 ml, che per me perlomeno 40 ml di crema mani mi durano una vita e mezzo. Poi abbiamo questa crema corpo sempre al pepe rosa. Questo qui è con un'altra mini taglia di Erbolario crema corpo alla camellia. Poi quest'altra mini taglia dei Nettari Preziosi di Bottega Verde, giglio dorato, questo è un bagno doccia. Poi infine abbiamo tutta una serie di cosine che servono per lo struccaggio, in quanto c'era un periodo che ero andata in fissa con i latte detergenti e ho comprato il impossibile. Questo qui è della Natural Line, questo qui è il latte detergente al cetriolo e guava, che devo provare, questo si trova dentro le catene del supermercato Conad.
Qui abbiamo un altro latte di pulizia per il viso, il cetriolio mamelide di Erbolario. Questo ho provato il suo fratellino con, mi sembra ci fosse la camomilla, la propoli dentro, era buonissimo, mi sono trovata meravigliosamente. E questo qui anche lo devo provare. E infine, come latte detergente, abbiamo questo qui sempre di Erboristica, latte detergente viso all'olio d'argan e gli alfa idrossiacidi dei fiori. Ecco qua, questo qui. Questo qua è anche un bel boccettone. Poi ho acquistato questa acqua alle rose micellare, questa qui è formata da 500 ml di Alchemilla che non ho mai utilizzato ma che voglio assolutamente provare, penso che inizierò proprio appena finisco il latte detergente che ho in uso in questo momento. Poi ho un'altra crema corpo, penso che per oggi sì, abbiamo finito con le creme corpo di Elan. Questo qui è Tonka e Pepe Rosa, che avevo il profumino e mi è piaciuto tantissimo. Anche la confezione è super carina, fatta in questa maniera a tubetto. Mi piacciono questi tipi di confezioni fatti così a tubo. Poi abbiamo questo bagno no. Questo di Bottega Verde all'aloe, gel rinfrescante, nettare di bellezza, questo qui al 90% aloe vera, molto comodo perché io lo utilizzo sempre. Poi abbiamo un altro mini taglia di Erbolario crema corpo al papavero, che è il mio profumo preferito nella vita. Un'altra mini taglia di bagno schiuma, di bagno doccia al musco bianco di Tesori d'Oriente. Crema profumata di Victoria's Secret Dream, di qua, della quale sto utilizzando il profumo che mi piace tantissimo. Questo è buonissimo, è molto fresco, zonato, mi piace tanto. Poi c'è una saponetta di Erboristica, di Atenas, sempre. Questo che è di L'Oreal, è l'Hydra Genius Aloe Water. Questo fatto così, che è un siero molto leggero che va a idratare molto in profondità. E infine questi altri struccanti, questa acqua struccante delicata di Deborah. Questa qui è la Clean Skin Remover, questa qui è una bifasica, quindi ecco, si deve agitare in questa maniera. E poi abbiamo infine un altro gel detergente, questo qui è il Clean Skin Cleansing, questo qui è purificante, adatto per pelli normali e miste. Questo qui è sempre di Deborah. E nulla ragazze, il mio cestone si è completamente svuotato. Io qui ho il mare impossibile davanti a me, adesso devo assolutamente mettere a posto ogni cosa. E volete rimanere sintonizzate, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!